quando è che abbiamo finito di sperare? Da quando l'immagine del futuro incombe come una minaccia invece che come una promessa? Come è successo, per esempio, che a proposito dei bambini ci si chiede quanto costano, invece di chiedersi come possa una casa e il mondo intero essere un benvenuto accogliente per i bambini che nascono? Come stupirsi poi che non nascano più bambini, promessa di futuro per l'umanità, visto che i bambini costano troppo? Quale scienza si è sviluppata così da mortificare la meraviglia per ridurre la questione a quanto occorre investire e quanto può rendere una scoperta? Fratelli e sorelle, confesso di non avere risposte per domande epocali che sfidano il corso della storia e la forma che sta assumendo la nostra società, che sembra sottratta alla ricerca del bene di tutti e consegnata al calcolo del bene privato. Fratelli, io e sorelle, io non ho risposte, ma non posso tacere l'annuncio che sia eco dell'angelo: oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Non posso tacere la mia fede, la fede della Chiesa. La nostra speranza è Gesù. È Gesù che ha parole di vita eterna. La nostra speranza è fondata sulle promesse certe di Gesù, sulla sua parola affidabile, sulla sua vita che diventa la nostra vita, sulla sua morte che diventa la purificazione dei peccati e la sua esaltazione, per cui sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Fratelli e sorelle, la Chiesa non ha altro da dirvi che accogliete Gesù, cercate il bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, ascoltate le sue parole che alimentano la speranza e imparate dalle sue parole ad accogliere il regno che lui è venuto a inaugurare per dare fondamento alla nostra speranza, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Dio potente. Non so da quando abbiamo finito di sperare in questo nostro vecchio continente, so che la speranza può essere ritrovata solo andando a cercare Gesù, accogliendo Gesù che viene. E perché abbiamo rinunciato a costruire la pace? Perché siamo indotti a disperare dell'uomo e del suo buon senso e quindi a rassegnarci alla follia della guerra? Come è possibile che per costruire armi che seminano morte si spenda di più che per cercare come sfamare chi ha fame, guarire chi è malato, costruire case e scuole e rendere l'aria più respirabile? Come è successo che siamo più inclini a subire le cronache di guerre e di morte invece che a entusiasmarci per imprese di pace? Fratelli e sorelle, non ho risposte, non ho soluzioni, ma il Vescovo, la Chiesa, non può vivere senza cantare la pace. Non può tacere l'inno degli angeli
che dà gloria a Dio e dice: sulla terra pace agli uomini che egli ama. Non posso tacere la parola profetica che indica in Gesù il principe della pace. Gesù è la nostra pace. Nei suoi giorni ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Gesù è la via della pace. Perciò, fratelli, sorelle, accogliete Gesù. Lasciatevi convertire da Gesù alla missione di pace alla quale vi ha chiamati. Se state uniti a Gesù, percorrerete i sentieri di pace e i vostri sandali non si logoreranno e il vostro canto non si spegnerà. Gesù è la pace vera. Le ideologie si rivelano seducenti, promettono paradisi in terra, ma sono ingannevoli. I profeti arrabbiati sono destinati a restare voce risentita. I discepoli di Gesù devono essere uniti, fedeli, fiduciosi, devono essere il popolo della pace che percorre i secoli, che si mette di mezzo tra gli uomini in guerra, tra le nazioni in conflitto, sulle strade della nostra città, per continuare il canto degli angeli. Fratelli, sorelle, cantiamo pace agli uomini che Dio ama. E come è possibile che si faccia a meno di Dio? Quale presunzione ottusa ha convinto uomini e donne del nostro tempo a vivere senza Dio, a vivere senza pregare? Quale assurdo groviglio di disperazione e di distrazione, di risentimento e di mortificata razionalità ha insinuato la persuasione che noi siamo condannati a morte, che siamo nati per morire, che il nostro destino è il nulla, che è meglio rassegnarsi a svanire come cenere al vento, piuttosto che sperare, desiderare, preparare ardentemente la vita eternamente felice. Quale egoismo spropositato ha indotto a pensare che l'io sia il centro del mondo e il criterio del bene e del male? Questo io, fragile, smarrito e insieme così arrogante e suscettibile, che non può ammettere d'aver ricevuto la vita e si vanta invece di potersi dare la morte. Fratelli, sorelle, non so rispondere alla domanda sul percorso del sentire del nostro tempo, ma non posso tacere la rivelazione di questo Natale. L'uomo può decidere di fare a meno di Dio, ma Dio non può, non vuole fare a meno di ogni uomo, di ogni donna. Dio non è la caricatura assurda che qualche pensatore fantasioso ha tratteggiato. Ecco chi è il nostro Dio. Dio è nato per voi come il Salvatore, è Cristo Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, e il Padre dice al Figlio: il tuo trono, Dio, sta nei secoli dei secoli. Gesù
è il nostro Dio, è il Dio dei vivi, non dei morti. Gesù è il Dio che dà vita. Gesù è il Dio che rinnova l'alleanza con gli uomini, con i popoli. Fratelli, sorelle, non cercate il Signore tra i morti. È risorto, siede alla destra del Padre e ci rende partecipi della sua vita. Perciò, fratelli, sorelle, cercate Gesù, pregate Gesù, dimorate in Gesù, perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Questa grande gioia vi annuncio, questa via di salvezza ho la responsabilità di indicarvi, questo solo ho da dirvi: Dio è qui per noi, per me, per te, per darci la sua vita. Il nostro Dio è Gesù, il Figlio che è stato esaltato nella gloria e con la sua gloria avvolge di luce la nostra vita mortale, per renderci partecipi della sua vita, la vita eterna e felice. Ecco perché la celebrazione del Natale moltiplica la gioia e aumenta la letizia, perché accogliamo Gesù, e Gesù è la nostra speranza, è la nostra pace, è il nostro Dio. I'm pleased to welcome everybody coming in this church. I hope everybody feels at home in his church, because the Lord gathered together to share our faith. And so I pray that the Lord may be you his peace, his joy, his hope, because Jesus is our hope, our peace, our God. Me gusta de saludar a todos y de desear a todos que esta feliz Navidad sea un día de alegría, porque Dios, el Señor del cielo y de la tierra, está en la tierra. Llama a todos a nosotros a estar juntos en la fe, a decir que Jesús es nuestra esperanza, es nuestro Dios, nuestra paz. Je voudrais bien decir que tout le monde est bienvenu dans ce chœur, dans cette église, et je suis là pour annoncer que ce jour est plein de paix, de joie et d'espérance, car Jésus est notre paix, notre espérance, il est notre Dieu.